In ogni territorio c'è un'energia nascosta, una forza propulsiva che può supportare l'uomo nella sua crescita economica e sociale. Alla fine dell'Ottocento, l'acqua e la sua energia hanno trasformato il nostro territorio in un polo industriale e manifatturiero, capace di garantire stabilità, benessere e lavoro. L'intuizione dei protagonisti economici di allora portò ad un cambio di prospettiva radicale, da mentalità operosa a valore quotidiano, preparazione alla nascita degli altri comparti industriali, attori della prima metà del Novecento. Un tessuto industriale così importante avvertiva ora la necessità di una struttura per comunicare ingegno e produzione. Nasce Ente Fiera Pordenone, una realtà che, accompagnando le imprese negli anni del boom economico, ha saputo evolversi e diventare elemento di creazione di valore per il territorio. L'offerta di spazi e format capaci di unire la tradizione con l'innovazione, la specializzazione con il grande pubblico, ha segnato un punto di riferimento per il settore fieristico. Pordenone Fiere, viva e vitale, è un motore per la creazione di lavoro e impresa, per portare indotto diretto con eventi espositivi sempre più internazionali e innovativi, indiretto come vetrina globale delle eccellenze tecnologiche del Nord-Est. Dal 1976 partecipiamo alla Fiera di Pordenone perché ci dà l'opportunità di incontrare tutti i nostri clienti nuovi e potenziali. Partecipo alla fiera campionaria fin dall'esordio della mia attività, non solo la possibilità di concludere delle vendite, bensì di incontrare e fidelizzare il rapporto. Ho lavorato in Albania, in Spagna, e questo è perché abbiamo avuto questi contatti che sono nati proprio con la fiera. Tutto quello che rappresenta il mondo della verniciatura per noi è il nostro business. E con la fiera di Pordenone abbiamo agganciato tutto questo business. Una realtà fatta di persone e professionalità, orgogliose di continuare una grande tradizione nel creare lavoro e di essere più che mai energia per il territorio.